tutti, noi siamo... Io sono Simona e sono con dei miei amici della classe settima della scuola media di Settimo San Pietro e oggi tratteremo insieme dell'argomento della pallamano. Allora Nicola, ho sentito che con una delle professoresse di attività motoria avete fatto una partita sulla pallamano con le altre classi. In cosa consiste la pallamano? Ce la potessi spiegare? La pallamano consiste nell'andare a fare gol nella porta avversaria palleggiando, ma soprattutto facendo molto gioco di squadre, facendo passaggi, però senza entrare nell'area avversaria di porta. E quindi ci sono delle regole particolari in questo gioco? Sì, è consigliato fare passaggi a una mano, poi no, ovvio non si può uscire dal campo, se si entra nell'area avversaria, chiunque, nessuno deve entrare, né quelli della propria squadra né quelli della squadra avversaria, e ci sarà di conseguenza una punizione per la squadra avversaria oppure un rigore. Ok, allora posso vedere che questo sport è veramente interessante. Matteo, tu cosa ne pensi di questo sport? Questo sport è veramente interessante e certe volte fa anche conoscere meglio i compagni di squadra, perché passandola magari si può avere più confidenza con loro. Ok, allora è molto, si gioca molto in squadra. A te Enrico, ti è piaciuta questa esperienza nella tua scuola o non ti è piaciuta? A me mi è piaciuto tanto perché, come ha detto Matteo, ci siamo conosciuti meglio e poi ci siamo molto divertiti a fare anche questa nuova esperienza in questo nuovo sport che abbiamo provato. Ah, ok. Per te, Aurora, avete collaborato e c'è stato anche spirito di squadra, come hanno detto loro, o tu hai notato che non c'è stato spirito di squadra? Nella nostra squadra, per me, c'è stato molto spirito di squadra perché abbiamo collaborato anche più del dovuto. Ci siamo aiutati a vicenda. Poi le altre squadre, a volte sì, a volte no. Ok, allora avete fatto una cosa bellissima, perché nello sport è importante avere spirito di squadra e aiutarsi. Per te Matteo, era più importante vincere o partecipare? Spiega la tua motivazione. Secondo me era importante prima partecipare, perché se non partecipi non vinci, perché partecipare è la prima tappa di una partita. Te Nicola, tu hai notato che ci sono state incomprensioni tra le squadre o anche nella vostra squadra? Perché ci sono state? Ci sono state delle incomprensioni, non più che altro durante il gioco, ma soprattutto per i cambi, perché tutti volevano giocare, quindi. Ok, quindi le cose che potevano capitare, ma non sì. Ci sono state grandissime incomprensioni. Meglio così. Enrico, avete sottovalutato dei componenti della vostra squadra? E il motivo? Ci siamo un po' sottovalutati tutti della nostra squadra, perché di solito quando giochiamo tra noi con la professoressa, allora di attività fisica combiniamo diciamo un disastro. Invece questo torneo abbiamo giocato abbastanza bene. Ah, ok, allora meglio così. Tu Aurora, hai sottovalutato qualche squadra della squadra avversaria, qualcuno, hai spiegato la motivazione? No, in particolare non li ho molto sottovalutati, perché poi mi sono fatto una ragione come giocavano, perché la mia squadra ha giocato dopo e altri due e più o meno ho visto come giocavano un po' tutti. Un po' mi è venuto il panico quando ho visto entrare dei componenti, perché sono molto più grandi, però alla fine abbiamo giocato prima. E quindi siete stati intimoriti dall'aspetto fisico degli avversari o anche dalla squadra? All'inizio sì, per me, poi alla fine no. Adesso ho una domanda che vorrei fare a tutti i partecipanti. Vi è piaciuta questa esperienza? La vorreste rifare? È stata positiva o negativa? Per te Nicola? Beh, per me sì, avrei voluto tanto partecipare, ma non ho potuto partecipare, quindi però se si ripete è anche meglio. Tu Matteo? Per me si potrebbe anche rifare, mi sono divertita molto, anche se ci sono state qualche incomprensione, però è stato molto bello. Per te Enrico? Per me mi è piaciuto.
piacerebbe rifarlo in ogni momento ed è stato molto bello. Aurora? Anche a me mi è piaciuto molto perché abbiamo giocato di squadra e mi è piaciuto molto questo gioco, non l'avevo mai provato. Ok, allora ringrazio a Nicola, Matteo, Enrico e Aurora per aver partecipato e vi invito a lasciare pure un like e di scrivere nei commenti l'argomento che volete che noi trattiamo la prossima volta. Grazie e alla prossima!